È gradita l'occasione di incontrare Alessandro Congia, un collega celebre ecco, nella nostra città, sia perché si occupa di serate notturne, di locali, insomma di quelle cose che molti di noi hanno fatto nel passato e continuano a fare oggi nel 2014, ma soprattutto perché poi dopo si occupa di un giornalismo, quello di scomodo, quello che in genere si dice d'assalto, in realtà è diventata quasi la normalità dover documentare delle cose pesanti che riguardano la nostra e altre città. Alessandro, innanzitutto benvenuto, grazie per essere qui con noi. Quello che succede nel web, che ormai è diventato il terzo media, si leggono degli sfoghi, si leggono delle invettive, ma si leggono anche delle cose un pochino più serie. Ecco, da un po' di tempo capita di leggere una tua certa scetticità nei confronti di Cagliari, capitale della cultura europea, della cultura mondiale, la quale è candidata. Ecco, ci spieghi le ragioni e spiegaci anche che cosa hai scoperto nel tuo girovagare cittadino. Tutto sommato, Cagliari, con tutte le potenzialità che si ritrova, sicuramente può essere promossa come città capitale della cultura. Come tante altre città, metropoli, ha purtroppo ancora tanti problemi, tante problematiche che rimangono ancora latenti. Sono un po' scomode sia per le amministrazioni ma per tanti enti istituzionali che comunque devono far fronte a queste tipologie di casistiche. Parlo di prostituzione sulle strade e parlo soprattutto di tossicodipendenti che di fatto imprigionano interi quartieri, in primis San Michele e Smirrionis. Nessuno ha naturalmente l'ambizione o il diritto anche di diventare giustiziere o puntare sempre il dito, ma è a questo punto è evidente anche la necessità di denunciare questo lassismo. Ci sono decine e decine di giovani tossicodipendenti che tengono di fatto in ostaggio centinaia di famiglie nei rioni che ho sopraccennato. E qua naturalmente iniziano le immagini desolanti dell'incuria, dell'abbandono. Parrebbe, come accennavamo prima in apertura, trattarsi di un'area privata, ma non ne siamo totalmente sicuri. Sta di fatto che qua possiamo trovare ogni genere di rifiuti, dai pneumatici usati, Ethernet, mobili, elettrodomestici, un laghetto, definiamolo così, dove convivono e abitano anche naturalmente gli anatropoli. C'è una colonia di gatti. Adesso vi faccio vedere anche le siringhe che chiaramente vengono buttate qua dai tossicodipendenti. E grazie anche alla collaborazione di due dipendenti della provincia di Cagliari, settore anti-insetti, che ci hanno prestato questo arnese, vedete, noi adesso stiamo andando a verificare cosa tutto accade. Siringhe utilizzate dai tossicodipendenti lasciate qua, in mezzo a questa strada, in questa strada sterrata. Andiamo a verificare con le immagini cosa tutto c'è. Ecco, potete vedere inerti, mattonelle, di siringhe, metadone. Dove è il metadone? Abbiamo trovato, ecco qua, altre siringhe qua, vedete? Eccoci qua. Come potete vedere, una, due, tre. Ecco qua, potete vedere. Alcune hanno il tappo, mentre altre le vedete qua, sprovviste e quindi potenzialmente pericolose. E di qui la necessità di documentare, quindi si è diventato l'uomo dalla tascabile facile, giusto? Sì, hai una telecamera che ne sono nella tasca a destra, una nella sinistra, che poi oggi la tecnologia ci viene incontro e abbiamo anche attrezzature che ne sono, una piccola fotocamera che registra in alta definizione e ci permette di fare immagini anche durante la notte. E vediamo nei filmati che scorrono, ad esempio, una tua avventura, una tua disavventura, tra virgolette, nelle strade della prostituzione e anche nelle strade, diciamo così, della droga, che sono quelle che tutti noi ogni giorno battiamo per accompagnare i nostri figli a scuola e per andare al lavoro. Sì, nei filmati che in questo momento stanno passando in sovrimpressione, che stiamo lavorando qui sul tuo computer, Antonio, ti posso mostrare proprio alcune sfaccettature, alcune situazioni davvero, oserei dire, non tanto drammatiche, ma
Da un certo punto di vista oserei dire davvero spaventose. Ci sono giovani tossicodipendenti che si bucano in pieno giorno dinanzi alle case, davanti alle macchine che passano ai semafori o le persone che passeggiano e loro tranquillamente si bucano. Pericoloso perché abbiamo decine e decine di episodi denunciati anche dalle forze dell'ordine di tossicodipendenti che purtroppo per procurarsi qualche decina di euro per iniettarsi la droga non esitano ad azioni comunque di violenza, aggressioni e quant'altro. E poi abbiamo, come tu stesso stai mostrando in sovrapprensione, il caso emblematico delle prostitute di colore. Le prostitute nigeriane ovviamente hanno preso possesso delle zone periferiche della città, rendendole di fatto un immondezzaio, sporcizia, degrado, squallore, delle capanne fatte di cartone. Accendono ogni giorno i fuochi, bruciano del materiale anche inquinante, tenendo in ostaggio anche le aziende vicine, che oramai sono stufe e stanche di chiaramente dover sopportare anche tutta questa situazione. Mi chiedo per quale motivo le istituzioni non intervengano, per quale motivo. Quella telecamera che vedete posizionata proprio lì sopra, vedete, dove c'è il lampione. Iniziamo questo breve ma significativo reportage del degrado. Cagliari, Viale Monastire, in una città come appunto Cagliari, candidata a capitale europea della cultura, possiamo naturalmente vedere tutto ciò che c'è nella periferia di questa nostra amata città. Sterpagli, rifiuti e naturalmente anche le prostitute che ci tirano le pietre. Ecco qua, vedete? Le prostitute ci lanciano deliberatamente le pietre, noi cerchiamo un altro po' di avvicinarci, i clienti in fuga, come potete vedere, e qui si prosegue. Ecco qua, ci lanciano le pietre, deliberatamente le pietre, come potete vedere, è lì la loro casetta. Cattive immagini, potete vedere una delle tante baracche che sono state costruite proprio dalle prostitute nigeriane in questo fazzoletto di terra, oramai stracolmo di rifiuti, erbacce. E naturalmente possiamo vedere che anche le aziende, vedete laggiù in fondo, scaricano i rifiuti indifferenziati e inquinanti in quest'area comunale. Viale Monastir, dinanzi alcune aziende e alcuni naturalmente titolari che ci hanno segnalato più volte questo annoso problema. Ecco, la domanda che ti fai ovviamente se la farebbe chiunque. È scomodo parlare cioè dal punto di vista dell'istituzione di qualcosa che non funziona, però potrebbe essere altrettanto scomodo spiegare il perché non funziona. Non ci sono fondi, non si ha il coraggio di cacciare via le prostitute in questo caso, o altrimenti di cercare di mettere sotto cura gli tossicodipendenti che ormai sono diventati dei fantasmi. Ecco, si trovano soluzioni a tutto, ma non a questo. Allora, tutto sommato non dobbiamo minimamente sempre puntare il dito contro le istituzioni che loro malgrado, io non voglio assumere toni accusatori, loro malgrado cercano di fare il possibile. È anche vero che tra le tante problematiche della nostra città ci stiamo accorgendo che proprio c'è davvero non tanto il disinteresse a intervenire, ma forse onestamente è tanto grande il problema che non si riesce a capire per quale motivo non si pone freno. Sul dilagare della prostituzione da strada, io ricordo anni fa c'erano le cosiddette retate delle forze dell'ordine che ripulivano un po' quei quartieri, quegli angoli periferici che ormai erano stati lasciati a degrado. Oggi in via Santa Gilla, in pieno centro, oserei dire, a pochi passi da Piazza Unione Sarda, abbiamo decine di prostitute di diversa nazionalità che tranquillamente stanno sotto le case dei cittadini. Questo mi fa incavolare tantissimo. E ancora abbiamo decine e decine di prostitute nigeriane che, ribadisco, stanno in mezzo alla strada,
lungo le trafficatissime Viale Elmas, Viale Monastir, nessuno fa nulla per mandarli via e non è giusto naturalmente lasciare delle immondezze di quel genere. Amici, sono esattamente alle ore 2:19 di un oramai venerdì mattino, o meglio giovedì notte. Allora, divisione chirurgia maxillofacciale ambulatori, siamo esattamente, cari amici, all'interno del presidio ospedaliero Santissima Trinità. Più volte ci siamo occupati di questo presidio, di questo ospedale, in quanto vi abbiamo fatto notare quanto sia facile entrare e uscire indisturbati, e soprattutto questo ospedale è privo di sorveglianza, nessuno controlla chi accede in questi ambienti, in questi reparti. Ci stiamo recando, come potete constatare, in una zona dove più volte siamo stati a verificare la presenza di persone che all'interno di un ospedale realisticamente non ci fanno più nulla. È una sorta di sottoscala che poi porta a dei locali, ecco qua. Siamo tornati pensando che la situazione fosse in gran parte risolta, mentre invece troviamo, come sempre, le solite siringhe che i tossicodipendenti utilizzano, abbandonano e lasciano qua, insieme a tracce inequivocabili, chiaramente, di tossicodipendenti. Notiamo alle nostre spalle un cartello che ci ha incuriosito, è un foglio di carta bianca dove c'è scritto, leggiamolo insieme. Allora, per noi tossici, se vogliamo essere tollerati, dobbiamo essere civili e rispettosi, pulendo tutto ciò che usiamo. Grazie. È un foglio di carta che chiaramente non può che far riflettere anche me, per una situazione di costante disagio, di desolazione, di emarginazione, e soprattutto mette ancora una volta in luce l'incompetenza da parte delle istituzioni, Comune di Cagliari in primis, ma soprattutto anche tutte quelle altre realtà associative e non solo che dovrebbero occuparsi di questo fenomeno. Tossicodipendenza, ma soprattutto giovani tossicodipendenti che entrano all'interno di un ospedale e fanno ciò che vogliono, totalmente privo di vigilanza, come potete vedere. Nel cuore della notte nessuno ci ferma, nessuno chiede dove andiamo. Noi siamo entrati dall'ingresso principale totalmente sguarnito di sorveglianza e possiamo fare ciò che vogliamo, vedete? Possiamo andare in giro, entrare nei reparti, aprire le porte, fare tutto ciò che vogliamo. Qualcuno potrebbe accusarti di essere poco tollerante, un po' razzista, un po' di destra. A questo qualcuno quale risposta riserveresti? E in conclusione, Cagliari, la candidatura di Cagliari Città della Cultura è da rimandare, a tuo avviso o no? Se dovessimo parlare di tolleranza, allora bisognerebbe tollerare anche ovviamente chi ha delle bancarelle e cerca di vendere anche in maniera abusiva alcune merci, e sono decine e decine di cagliaritani. Tolleranza vorrebbe anche dire essere un tantino più tolleranti nei confronti di chi sta cercando un lavoro e non riesce a trovarlo. Ci sono diverse sfaccettature che non vanno. Perché tolleranza nei confronti di chi non rispetta le regole e invece pugno di ferro nei confronti di quei cittadini che pagano le tasse? Troppe disuguaglianze che purtroppo ci fanno riflettere. È un discorso lunghissimo. Io parlerei più che di tolleranza, di ordine e rispetto delle regole. Ci sono davvero centinaia di cittadini che io sento quotidianamente, che abitano in diversi rioni, San Michele, Smirrioni, oramai mi fanno entrare in casa loro, parliamo delle problematiche, non hanno più il coraggio neanche di scendere sotto casa e portare i propri nipotini a giocare, perché le aiuole sono strapiene di siringhe senza il tappo di protezione. Ci sono i tossicodipendenti che si bucano dietro i muretti delle scuole. Parliamo di via Serbariu, via Cornalias, via Quirra e tutta quella zona che purtroppo ogni santo giorno, ad ogni ora, è
piena di questi giovani che sono diventati pericolosi. Ci sono attività commerciali che oramai devono proteggersi con le telecamere, aver paura di lasciare magari la porta socchiusa alla propria attività. Ci sono decine e decine di situazioni che io stesso sto denunciando alla Polizia Municipale e anche alla Questura e alla Radio Mobile, perché è una situazione di invivibilità. Quindi se il Comune di Cagliari o altre istituzioni hanno il dovere di intervenire, a questo punto che lo facciano. E per quanto riguarda invece Cagliari, capitale della cultura, io sono favorevolissimo, purché si vadano anche a risolvere queste situazioni, questi punti nascosti e che spesso e volentieri si vogliono così tenere da una parte. Noi continueremo come giornalisti naturalmente a denunciare queste situazioni, ma anche per incentivare le singole amministrazioni, i singoli enti istituzionali competenti in materia a dover intervenire. Speriamo, chi lo sa. Grazie Congia e alla prossima. Grazie naturalmente a voi, grazie a Antonio Lai e naturalmente speriamo che questo servizio possa ancora di più far nascere e scaturire nelle persone la voglia un tantino di tirare la testa fuori da sottoterra. Ciao. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo.